Eccoci qua con i nostri amici schitarrati. Salve a tutti, ci risiamo. Siamo alla nostra nuova lezione di chitarra ed è la numero 19, come recita la nostra lavagnetta magica. Vedete, la chitarra per tutti, lezione 19. Vediamo che cosa andremo ad imparare oggi. Allora, accompagnamento con ritmica ed arpeggi sugli accordi di Mi minore, Do, Sol e Re. Avremo una base, una backing track, una base, diciamo, musicale appunto su questi accordi di Mi minore, Do, Sol e Re, che è una epic ballad, è qualcosa di abbastanza forte, ma con un ritmo tranquillo, quindi possiamo esprimerci nel migliore dei modi senza avere troppe difficoltà. Allora, ripassiamo gli accordi che dobbiamo impiegare in questo accompagnamento. Allora, abbiamo il Mi minore, vi ricordo, il medio sul secondo tasto alla quinta corda, l'anulare sempre sul secondo tasto ma alla quarta corda, il Mi minore. Dal Mi minore passiamo al Do, facciamo questo movimento e aggiungiamo l'indice, quindi Mi minore, Do, indice sulla seconda corda al primo tasto, medio sulla quarta corda al secondo tasto, anulare sulla quinta corda al terzo tasto. Quindi abbiamo Mi minore, Do, poi abbiamo il Sol maggiore, abbiamo il medio sempre al secondo tasto, l'anulare secondo tasto, quinta corda e medio, anulare terzo tasto, sesta corda e mignolo, prima corda, terzo tasto, preferiamo farlo così di Sol, e poi andiamo al Re maggiore. Allora, sono tutti accordi che hanno diversi movimenti da fare, dei diversi spostamenti da fare con le dita, quindi allora, per fare l'accompagnamento con gli arpeggi utilizzeremo prima l'arpeggio semplice, quindi partendo dalla quarta corda faremo 4, 3, 1, poi passiamo al Do maggiore, 4, 3, 1, poi Sol maggiore, 4, 1, Re maggiore, 4. Poi alterneremo con l'accompagnamento, quello diciamo l'abbiamo chiamato il tum tum cha, quindi due pennate corte sulle corde gravi, basse e una lunga su tutte le corde, quindi poi Do maggiore, Sol maggiore, Re maggiore. Vi ricordo di non suonare la sesta corda perché non appartiene all'accordo, quindi suoneremo a partire dalla quinta corda in giù, ok? Poi altro arpeggio che faremo sempre sui soliti quattro accordi, Mi minore, Do, Sol. Altro arpeggio che faremo sarà quello andata e ritorno, lo chiamiamo così, quindi faremo 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, ok? E lo alterneremo di nuovo con un altro accompagnamento, quello che abbiamo chiamato accompagnamento di chitarra da spiaggia o Oasis Style. E abbiamo visto che anche i Beatles Style fanno qualcosa del genere, quindi sarà due pennate verso il basso, tre pennate in alto verso l'alto e l'ultima in basso, quindi Sol,
che faremo in questa sequenza sarà un pochino più articolato e sarà così, sempre mantenendo i quattro accordi, mi minore, do, sol, re, l'arpeggio sarà questo. Non esattamente questo. Sarà un giro per ogni accordo, quindi non faremo due volte la sequenza di arpeggio, ma la faremo soltanto una volta e poi si cambierà accordo. Allora, lo ripassiamo. Bellissima backing track. Abbiamo qui un cellulare, diciamo, di servizio, perché il nostro tablet ha deciso di andare in ferie e quindi siamo pronti a partire. La backing track la trovate, la cercate su YouTube e cercate Epic Ballad Backing Track. Backing scritto B-A-C-K-ing, track scritto T-R-A-C-K. Allora, Epic Ballad Backing Track in Mi minore, ok? Vai, che parte. Bellarsi. Ascoltiamo come fa. Thank you.
Allora ragazzi, grazie per aver seguito la nostra lezione di chitarra fin qui. Allora, se dovete ripassare qualcosa che non vi è chiaro, rivedete le lezioni precedenti per quanto riguarda le posizioni degli accordi e tutto il resto. E se avete bisogno, stoppate il video, tornate indietro, riguardate le varie posizioni, le varie articolazioni degli arpeggi e come sempre noi si va avanti step by step, passo dopo passo, con le nostre lezioni di chitarra. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, se avete delle domande fatemele qui sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima lezione di chitarra. Ciao schitarrati, alla prossima, ciao!